accogli il dono di Dio. Gesù ci ricorda Giovanni Battista come il più grande tra i nati di donna, ma si presenta anche egli stesso come il dono prezioso che Dio ci ha fatto. In Cristo contempliamo il volto di Dio e accogliendolo nella nostra vita ci apriamo alla speranza dell'amore del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista». Gesù definisce Giovanni il più grande tra i profeti. Una strada Giovanni ci chiede di preparare. Un cammino interiore che ci porta verso il nostro io profondo. Dio ci ha creato a sua immagine. In noi una voce ci parla che siamo amati da Dio. Lo Spirito Santo di Dio ci canta di Cristo che per amore si è donato fino alla morte. Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. È Gesù il più piccolo. Spogliandosi di ogni privilegio divino, ci mostra Dio. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Fino a Cristo, il regno era visto come luogo da conquistare con le opere. Gesù invece ci offre il suo regno in dono. Accogli quanto ti viene offerto e lascia che il dono ti cambi. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Donami, Signore, di accogliere quanto hai pensato per me.